Apri una questione che certamente ha necessità di approfondimenti, di dibattito, però mentre, come si suole dire, si studia, il malato non deve morire. Noi oggi viviamo una condizione che è drammatica, lo notiamo, cioè siamo tornati con le lancette, continuo a dirlo, a ripeterlo come un mantra, a prima degli anni 70, cioè prima che il ponte fosse realizzato, con l'aggravante che abbiamo una entità di traffico veicolare che certamente rispetto agli anni 70 non so dire quante volte sia, vogliamo dire sia il doppio, evidentemente molto più del doppio. E però la risposta quale può essere? Può essere non chiudiamo il ponte tout court, lo chiudi il ponte e ti puoi porre la suggestione ambientalista rispetto alla quale io non intendo rimanere assolutamente sordo, perché ha suoi elementi di suggestione utile, per carità, di paesaggio. Però come fai a raccontare a una comunità allargata, che non è solo quella di Agrigento, che fai a meno di una struttura di quel tenore senza avere una viabilità alternativa? E però questo mi pare che passi come secondo elemento di secondo ordine, perché qua ci dividiamo tra quelli che dicono lasciamo, 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 e quelli il ponte si abbatta e pace. Qui invece c'è la necessità di tenere insieme esigenze diverse, ma soprattutto tenere insieme l'esigenza della vita quotidiana. E rispetto a questa esigenza della vita quotidiana ritengo che sia una buona cosa, un buon giorno, l'aver consegnato i lavori alla ditta per l'inizio di un'attività importante di manutenzione su quell'asse viario. Si dirà, si parte dal viadotto Acragas 2, si fa bene, cioè da Campo Sportivo fino a Via Manzoni, quella sarà la prima parte del ponte dove si interviene in termini cronologici, benché l'appalto generale dei 30 milioni di euro prevederà un intervento di manutenzione complessiva. Frattanto aspettiamo che arrivi l'ipotesi di viabilità alternativa, che ad oggi non esiste.